Allora, buongiorno a tutti, siamo di nuovo con lo spazio interviste del nostro blog. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Anna Ravenna. Anna è direttrice didattica dell'Istituto Gestalt Firenze, uno dei pionieri, possiamo dirlo, uno dei fondatori della Gestalt in Italia, delle fondatrici anzi. E una psicoterapeuta che opera ormai da molti anni nella clinica, sia con le coppie che con le singole persone che con i gruppi, e che ha formato svariate decine o centinaia forse di psicoterapeuti in Italia. E quindi è un parere molto autorevole sul panorama della psicoterapia e della crescita personale. Allora Anna, intanto grazie per questa chiacchierata che spero che possa essere utile a tante persone. Allora, una prima domanda che volevo farti, io volevo parlare con te oggi prevalentemente di sesso e politica, se può. Un abbinamento particolare, però va bene. Particolare. E la prima domanda riguardava proprio la sessualità. Allora, è un mio parere personale ovviamente, ma mi sembra, e insomma so che sembra anche ad altre persone, che nonostante il sesso sia un po' ovunque nella nostra cultura, ce l'abbiamo dai manifesti pubblicitari ai telegiornali a insomma qualunque forma di comunicazione di massa, contemporaneamente però sembra che siamo ancora una società piuttosto inibita e repressa sessualmente. Assolutamente sì. Allora, la domanda è intanto se sei d'accordo con questa affermazione e poi se hai insomma delle considerazioni da fare in merito. Assolutamente sì. Quello che, di cui siamo pervasi sono delle immagini, e sono delle immagini che cercano di, come si dire, vendere diversi prodotti, dalla comunicazione ai prodotti veri e propri, utilizzando, secondo me, un eros che non ha nulla a che fare effettivamente con l'eros e con la sessualità, ma sono immagini che vogliono apparire disinibite rispetto a questo tema, ma nella loro ripetitività continuano a inibirci in effetti, che diventano degli stereotipi a cui adeguarsi, a cui somigliare, senza nulla di personale. Mentre nella vita sessuale e nel piacere sessuale, permettiamoci di dire questa parola, cioè quanto di più soggettivo esista, quindi quanto di più in antitesi con la visione stereotipata, diciamo così. Io appartengo a una generazione che immaginava di aver fatto una rivoluzione, certo, per la libertà sessuale. E non voglio dire che non ci sia stata una ricaduta significativa, importante, positiva rispetto ai costumi sessuali, alle abitudini, anche una visione culturale della sessualità rispetto, cioè, basta andare ai miei genitori, poi un po' più là ai miei nonni, eccetera. Ma credo che ogni generazione poi ci abbia anche una specie di rebound, non so come dire, e quindi alle nuove generazioni spetta, e forse lì non le abbiamo sapute anche educare bene, me ne prendo la responsabilità, fare di quegli spazi di libertà, di quegli spazi che sono creati, dei veri e propri spazi di libertà. E non mi pare che accada questo. La libertà sessuale, per me, dal mio punto di vista, la potrei definire la libertà tout court. Riguarda una sfera così intima, così soggettiva, così personale, in cui assolutamente potremmo muoverci con le nostre, e uso non a caso il condizionale, con i nostri gusti, con il nostro piacere, seguendo quelli che sono i nostri gusti e il nostro piacere, in accordo con l'altra persona, in piena libertà nella coppia. Ma di fatto non è così. Non è così perché cerchiamo anche attraverso la sessualità, molto spesso, non voglio dire sempre,
di confermare a noi stessi, ma soprattutto all'altro, un'immagine, anziché aprirci alla nostra modalità di essere, e a quel punto così anche vulnerabile della nostra modalità di essere, che è il piacere. Questo è interessantissimo, perché effettivamente tutto il sesso che ci viene proposto è prevalentemente legato all'immagine, quindi alla conferma. E a me sembra che questo colpisca le donne in maniera particolare, sei d'accordo? Che ci sia comunque ancora un forte livello di discriminazione e di inibizione della libertà sessuale, soprattutto sul femminile? Assolutamente sì. Mi viene in mente una coppia in cui il marito, parlando delle relazioni extraconiugali, chiamiamole così, che entrambi avevano avuto, chiamava le sue storie e quelle della moglie tradimenti. Sembra uno scherzo linguistico di poca importanza, però no, credo che lo dica. La dica lunga sulla cultura che c'è dietro. Certo. Scusa, forse ti ho interrotta, ma no. Volevo aggiungere una cosa. Secondo te quale potrebbe essere una direzione di cambiamento, e te lo chiedo sia a livello sociale che magari a livello individuale, di crescita dei singoli individui, possiamo immaginarci? E questo forse anche come psicoterapeuti, che responsabilità abbiamo nel promuovere il benessere e la libertà nell'ambito, a questo punto, della ricerca del piacere, della ricerca libera del piacere, perché cerchiamo di scollegare a questo punto l'idea della sessualità da questo stereotipo, no, del dimostrare qualcosa. Io credo che ci siano alcune parole che vanno per forza coniugate insieme. E tra queste, piacere, libertà, responsabilità e soggettività mi sembrano quattro parole che non si possono coniugare una indipendentemente dall'altra. Nell'ambito della sessualità, del piacere sessuale, assumersi la responsabilità di andare verso il piacere sessuale e quindi verso l'altro, con rispetto della propria soggettività e dell'altrui soggettività, mi sembra un piacevole campo di esercizio di libertà su cui tutto il resto della libertà si fonda. Ed è per questo, secondo me, che la repressione sessuale è difficile da sradicare. Perché lì dove le persone sono libere, in una sfera così intima, si sentono soggetti, si possono relazionare con l'altro, mettersi anche a rischio, perché esporre il proprio piacere è rischioso, specialmente quando contribuisce al proprio piacere un'altra persona, che te lo può favorire, te lo può negare. Certo. No? Quindi la vita sessuale è una vita interattiva, che ci mette in relazione con l'altro, ed è un terreno di libertà, secondo me, importantissimo. Non è un caso che tutte le religioni, per esempio, per parlare di un sistema di potere, non della spiritualità degli esseri umani o della trascendenza, tendano a creare repressione in questo campo. Certo. Perché quando tu sei represso in una sfera così intima, dove invece potresti veramente muoverti liberamente, perché è l'accordo tra i due partner quello che fa il piacere sessuale, non c'è nessun'altra regola, diciamo, esterna. Quando tu impari a essere sottomesso in quest'ambito, allora, come dire, il terreno della sottomissione è già un po' arato, un bel po' arato. Quindi io considero l'educazione, diciamo, una volta si parlava nelle scuole, adesso se ne parla molto poco, di educazione sessuale, e che mi piace molto di più chiamarla educazione all'intimità e all'affettività. E lo considero un elemento importantissimo
perché le famiglie sono dei nuclei significativi nella formazione degli individui, ma sono anche dei nuclei, come posso dire, orientati della cultura familiare. Nella scuola si tratta di far incontrare diverse culture familiari Certo. e aiutare i ragazzi, i bambini addirittura, a comprendere le differenze e a vivere con. Non convivere nel senso di sopportare, ma vivere con le differenze, facendole diventare aperture di orizzonti, ricchezze, ampliamento di vedute, eccetera. Guarda, è un discorso interessantissimo che poi potrebbe anche portarci lontano, no, ai temi odierni, tipo immigrazione, eccetera. Però già sul tema della sessualità mi sembrava uno spunto favoloso, proprio parlare delle generazioni più giovani, no, dei ragazzi adesso che mi sembra siano veramente in forte difficoltà sul tema dell'intimità. Vivono la sessualità come un qualcosa di molto legato alla performance, all'apparenza, Assolutamente. la mitologia sempre più spesso è quella della pornografia che gira su Io internet, direi cioè, del consumo. sesso come consumo, Del certo. consumo. E il consumo, la parola stessa lo dice, finisce lì. Si consuma e si finisce. Mentre poter vivere il piacere sessuale all'interno di una relazione di intimità. E stai attento, non intendo dire la famiglia tradizionale di una volta, dopo il Certo, quello. matrimonio. Non è questo il mio pensiero. Una relazione di intimità può durare anche pochi attimi, ma perché duri pochi attimi bisogna non temerla questa intimità. Essere stati educati ad esprimersi, a farsi vedere, ad essere se stessi. Rischiando, perché non è senza prezzo, non so come Certo, dire. e rispettando l'altro, naturalmente. Rischiando di non trovare rispetto da parte dell'altro, ma sapendo anche andare verso, ma anche ritirarsi. Cioè, è un potere che abbiamo nelle nostre mani, quello di stare in una relazione di intimità, sapendo andare verso e ritirarsi secondo un vissuto personale, i propri bisogni, i propri desideri. Noi nella nostra formazione di psicoterapeuti facciamo un lavoro sul ciclo del contatto. Beh, il ciclo del contatto sessuale è uno dei temi che io, come dire, con cui lavoro nella formazione degli psicoterapeuti. Lo ricordo. E che chiede di sapere andare avanti ma anche fermarsi. Rispettando se stessi e rispettando l'altro. È un'educazione al contatto con la sensibilità, con l'emotività, con il desiderio, con il bisogno anche, che una volta, come dire, giocato su questo campo, poi si può esportare nel mondo, nella vita, nelle relazioni interpersonali in generale. Come se l'esperienza sessuale potesse essere proprio una base per tutte le altre forme di contatto, no? Perché è un'energia effettivamente molto forte. Adesso mi veniva da pensare, intanto che parlavi al tantra e a tutte le ricette di crescita personale che nascono, no? Proprio dall'energia sessuale. Assolutamente, gli adolescenti. Non è un caso che la natura li abbia forniti di questa che chiamiamo di solito spinta ormonale, no? È un modo per uscire da un mondo protetto, che è il mondo familiare, su cui si sono sperimentati in tanti modi nelle relazioni familiari, e andare verso l'altro, il diverso, il nuovo, lo sconosciuto. Ma pensiamo che la natura si sia sbagliata? Certo. Questa è l'età in cui ci si sperimenta, ma ci si sperimenta attraverso il desiderio, attraverso il piacere, attraverso la curiosità del nuovo e del diverso, a cui si può andare se la paura dell'altro, del nuovo, del diverso, non è bloccante, ma è semplicemente un modo che ci accompagna per muoverci con attenzione.
naturalmente stai dicendo che quindi ci vuole un'educazione a questo, no? C'è una Assolutamente componente sì, educativa ma la paura fondamentale. del diverso. Nelle classi dove ci sono figlioli di immigrati e vengono da culture diverse, se non si fa un lavoro di valorizzazione delle differenze, di rispetto, si fa per carità, secondo me mai abbastanza, come si può poi arrivare a interiorizzare l'altro come parte di sé, a trasferire all'altro l'amore che hai per te? Se l'altro è un pericolo, tu stesso sei sempre in pericolo. Certo. E se ti senti sempre in pericolo, la tua autostima è bassa, perché siamo in pericolo, ma siamo anche in grado di difenderci. Certo. E questo, come suggerivi tu prima, giustamente, è uno dei mezzi poi di controllo e di repressione da un punto di vista sociale, naturalmente. Le persone che hanno paura sono più controllabili. Assolutamente sì. Ma che, scusa se mi permetto, non è che hanno paura, perché tutti abbiamo paura. Certo, vero. La paura è un istinto fondamentale per salvarci dal pericolo. Le persone che si lasciano bloccare dalla paura. Certo. E la paura dell'intimità oggi è diffusissima. Sempre di più, io per esempio vedo un cambiamento all'interno del mio lavoro psicoterapeutico. Sempre di più capitano giovani, che un tempo non si sarebbero neanche chiamati giovani, quarantenni direi, maschi e femmine, che hanno questo, portano questo tema. Ho un'età in cui vorrei una relazione affettiva significativa e non riesco a trovare nessuno, questa così viene presentata, no? La domanda. E di fatto è che c'è una paura dell'intimità, una paura dell'assunzione di responsabilità, di un legame che vada al di là di quello che prima abbiamo chiamato il consumo. Certo.